Oggi ho fatto le cose con un pochino più calma. Sono 5 alle 8, devo ancora fare colazione, mangerò solo un'arancia, mi sa, perché non ho molto tempo. E quindi, insomma, questa situazione. Non avrei per niente tempo, solo che mi sto facendo un caffè, voglio svegliarmi un pochino fuori. Perché ho letteralmente mangiato solo quell'arancia per colazione, perché devo fare assolutamente la spesa. Solo che oggi devo editare anche video di ieri e tutte cose, quindi il video di oggi. Mamma mia, quando le cose si accumulano, che fastidio. Ieri Maria ha portato dei biscotti al vino che erano assurdi, vi giuro. Cioè, proprio buoni. Tanto buoni. Adesso devo iniziare a prepararmi perché sennò non ce la faccio a fare tutto. Comunque io oggi sono uscito senza giacca, senza. È già tanto che mi si è messo il dolce vita. E come al solito lascia desiderare il meteo. Vediamo, vediamo. Ieri ho notato, cioè ha piovuto così tanto che il mio basilico che ho piantato qualche settimana fa, tutto quello nei vasi, morto, stecchito proprio, infatti c'era l'acqua che si era accumulata, cioè è andato così. Insomma, mi sa che il pesto dovrà aspettare. E poi la panchina che ho in giardino, volata, caduta completamente nel fango. Quindi no bueno, no bueno. E devo ancora prendere effettivamente, non l'ho neanche sistemata. Vabbè, oggi devo fare un bel po' di cose. Fare video, sistemare, pulire, poi social life, perché la mia social battery in questo momento è abbastanza spinta. E bisogna fare qualcosa per sanare, ovviamente. Non so se sta facendo molto effetto il caffè, sono più stanco di prima. Cielo qua in mezzo così dicono noi stiamo fermi, neanche un cartello né niente. Vabbè, comunque ragazzi, siamo arrivati e ci vediamo dopo, ci sentiamo dopo. Mi devo filare dentro al lavoro, 8:31 si vola. Finita la giornata lavorativa, la settimana lavorativa, ora noi scappiamo a casa e poi andiamo in palestra, direttamente in palestra, e poi vediamo un po' cosa fare nella nostra vita. Devo editare il video di ieri. lo farò sto weekend, non so se oggi riesco. Vediamo, vediamo. Comunque oggi sono andato nel ristorante e in pausa pranzo, quello non dove ho mangiato la pizza l'altra volta, cioè sì, quello è il ristorante, ma stavolta non abbiamo mangiato la pizza. E mi è venuto un abbiocco dopo pranzo, ragazzi. Cioè, per le tre io volevo morire, perché praticamente mi sono mangiato un piatto enorme di spaghetti, ma c'è una cosa spropositata, e di secondo costine con patate, zucchine, di un abominio, di tutto e più. C'è una... Santo Dio, che cazzo fa sto... Signore, signore in bici in mezzo alla strada. Oh, vabbè, niente. Quindi, dopo pranzo ero completamente devastato. Ci ho messo un pochino per recuperare. Un pochino, sì. Adesso mi dà tornare a casa 23 minuti. Alle 6 sono a casa. Hai voglia. Sono riuscito a farmi finalmente un pochino di palestra. E ora vado a mettere giù insomma, lo zaino nel motorino e vado a farmi aperitivo. Poi stasera sono con qualche amico a cena e quindi niente, qualche amico ci mangia una pizza e poi siamo direttamente in zona 1, quindi mangeremo qualcosa. Ovviamente io esco senza il pettine, quindi i capelli sono sempre, santo Dio. E vabbè ragazzi, va così. Sto facendo questo giretto con il One Wheel, non so se vi ricordate questo attrezzo del demonio. E insomma, spero che si senta perché secondo me c'è il vento.
È una delle cose che ormai dico di più. Spero che si senta. Spero che funzioni. Non voglio portarmi gli accrocchi, i microfonini, quelle mille cose. Quindi adesso, oltre a tutti a guardarmi storto per questo accrocchio. Comunque è incredibile, perché già mi prendevo un sacco di sguardi, perché giro sempre con questo one wheel. Ah, stai facendo tutto qua, bello. E poi, oltre a questo, ora che sono diventato vlogger, la gente mi guarda perché ho in giro una videocamera, chiaramente. Quindi, secondo la matematica, meno per meno fa più, quindi nessuno dovrebbe guardarmi più, giusto? Ah, mi ammazzo. Comunque andiamo a casa di un amico a fare preserate e dopo vediamo. Non penso di andare comunque in centro come al solito. Non dovevo mettermi la cera nei capelli e poi partire sparato con sta roba, perché adesso avrò i capelli come completamente bloccati. Chiaramente la gente mi guarda. E completamente bloccati. Oh, santo cielo. E mi ammazzo. E in tutto questo io sono uscito anche senza casco, perché sono un coglione. Sono uscito con la giacchetta e la giacchetta, ma sotto non ho la felpa, non ho maglietta, quindi sto patendo tutto. Mannaggia. Fai POV, hai capito? Sì. Cosa serve sta cosa? Fare il porno POV. E cosa devi fare con quello? Questo ti ok l'obiettivo. Lei sì. C'è la telecamerina e tu. E cosa devi fare con quello? Buonasera. Oddio, ragazzi. Sto registrando, no? Spegnimelo, dai. Zona Uni, ci vediamo tra poco. Vai in zona Uni. Allora, come ti stai trovando qua? Com'è? Da Dio, vecchio, ma va da Dio. Allora, quando impari è la tega. Piano, Paolo, è la tega. Prima parlavo dei capelli, ma santo signore, andando in giro così è proprio impossibile evitarlo. Vabbè ragazzi, comunque serata molto tranquilla, mi sto facendo, vi direi, una passeggiata in verità, sto girando sul monopalla per le strade di Verona, quelle viette qua, guardate che bello. E niente, sono le 3, no, 2.53, e torniamo a casa, andiamo a letto e ci prepariamo per domani, che ci facciamo dei giretti, anche perché domani c'è il Papa a Verona, c'è il Papa a Verona e quindi proveremo a beccarlo, a uscire con il bro e vedere un po' che succede. Adesso la strada che devo fare è di qua.